Ciao a tutti dalla vostra Teresa e benvenuti al programma Mangia e Ridi, dedicato alle ricette di una volta. Oggi parleremo dei salta in bocca alla romana. State attenti, Allora, fu Pellegrino Artusi per primo a scrivere dei salta in bocca alla romana. Pensate, alla fine dell'Ottocento, dopo averli gustati in una trattoria romana. Ma nonostante diverse testimonianze scritte, oltre a quella di Artusi, le origini del piatto restano dubbie, non si sa molto bene da dove arriva. Infatti, pare che le origini del piatto siano bresciane. Oh, cavolo! Si parla infatti di salta in bocca alla bresciana nell'Ottocento e giù di lì. Attenzione, l'autorevole guida gastronomica d'Italia, pur riconoscendo la provenienza bresciana, ne dichiara però l'adozione romana a tutti gli effetti. Lo spirito di questa ricetta si ritrova nel suo stesso nome, salta in bocca, quasi a voler rendere queste deliziose scaloppine uno sfizio da gustare in un sol bocco. Ciao a tutti dalla vostra famiglia, siamo ancora qui nella cucina della mamma per il nostro programma Mangia e Ridi. Oggi onoreremo la capitale, la ricetta sarà salti in bocca alla romana. Ed ora passiamo agli ingredienti. Allora qui c'è del burro, il sale, il pepe e la farina, 8 fette di vitello, 8 fette di prosciutto crudo, della salvia e del vino bianco. Ah, buongiorno. Ciao, Mabelia. Te sei arrivato? Sono arrivato. Ma scusi un attimo, questa roba qua non è una mica piena. Solo mi sarà evaporato. Ah, sarà evaporato. Ma cosa stai facendo? Ma te sei matto? Sono per mangiare, sapevo! Ma te che sei per fare? Non lo so io! Ma papà, sono contate quelle fette lì, sono 8, devono essere 8! La mamma si accorge, beh! A proposito, la mamma dov'è? All'età insieme alla Giuliana, a te tutti calenti! Parla del diavolo! Ah, carino! Oh, si arrivò, madonna che chinoda, oh, Giuliana, ma che andare in giro con te, sei una perditempo, porca me. Ma chi c'è? Ciao ragazzi, allora siamo a posto? Certo. Ma avete già cominciato? Ma no, aspettavo te, mamma. Ciao a tutti, saluta che sono qua tutti, mamma mia. E dite c'è chi da qua, cosa sei qui di fare? Devi andare a preparare il vino da abbinare al piatto, madonna, le giuri, cammina, dai. Vai. Se volete rimango. Assolutamente no, non vogliamo. Te vuoi? Io no, non vogliamo. Basta, bella che vieni. Dai, cammina, sì. Giovanni, dai, vai a prendere il vino, per favore. Vado. Grazie. Ciao, Giulia. Vai. Una volta sola. Cosa c'ha più di me? Mamma. I danesi. Ma per parlare con me. Ma che sto facendo? Oi, siete cedere po'. Vai la cammina, vai a prendere il vino. Menare? Morditi. Non lo so. Oh, signore. Bene, famiglia, hai preparato tutto per la nostra ricetta? Ma certo, gli ingredienti sono qui tutti sul tavolo, Oggi prepariamo i salti in bocca alla romana. I salti in bocca alla romana! Benissimo, per cucinare i salti in bocca alla romana ci vuole una padella. Una padella, per forza, Eccola qui, c'è la padella. Eccola. E dopo? Ma Biglia, ci vuole il burro. Oh, il burro te lo do io, guarda. Bel pezzettone, Un bel pezzettone di burro. Ma Biglia. Tieni il cosito, ma perfetto. Deve sciogliersi, deve. Certo, quando lo fai scaldare ti dici. Ah, ma no, ma ecco. Salata, Poi, cari amiche e amici che mi seguite, allora, ci sono due modi per fare il salto in bocca alla romana. Ci sono due modi per fare il salto in bocca alla romana. Uno è impannato nella farina. Sì. Che viene quella bella cremina. Vedi i segreti della Giuliana. Oppure senza. Sì. Perché non vuole la farina? Normale, standard. Diciamo standard. Ma come lo facciamo? Noi lo facciamo come? Con la cremina? Con la cremina. Oggi con la farina. Vado con la farina. Ecco. Prendo una fettina. La metto dentro. Sì, metti dentro. Qua. Giri pirli. Qua.
quanta la quota. Ecco. Poi, poi si mette. Scusate un momentino, signore. Adesso mi parlo di la matematica, però mi ha detto. Mi stamattina, quando sono andata dal macellaio, ho comprato 8 fettine di carne e 8 fettine di prosciutto crudo. A occhio e croce. 8 sono le fettine, ma sono 7 le fettine di prosciutto. Mamma, si sarà sbagliato. Si sarà sbagliato nostro. Ma sì, si sarà sbagliato. Oh, le vignichito potevi essere, mica di una cazzo. No, mi ha rovinato la ricetta. No, non ti preoccupare, facciamo così. Prendiamo una fettina e la dividiamo in due, va bene? Assolutamente no. Perché te no? C'è sapere, te lo dico io cosa facciamo. Cosa facciamo? Cari amici e amiche, te lo dico io cosa facciamo. Cosa? Ne facciamo una senza prosciutto. E la mangia il tuo po', ma va no, bene? Basta, così io ma dico. Ma non è un salto in bocca così. È un mezzo salto in bocca. La mamma ha deciso e la mamma dice e la mamma fa. Va bene, non è va vero? Bene, va bene, è la mamma che decide. Sì, chi cucina, chi decide? La mamma. Benissimo, allora andiamo avanti. Allora, abbiamo impanato la fettina. Poi? Abbiamo impanato la fettina. Mettiamo questo prosciuttino. Sì. Foglia di salvia. Una foglia di salvia. Lo stuzzicadenti te lo do io. Sopra la foglia. Porca bella. Mamma, stai attenta, te l'ho detto che non è capace di cucinare. Ma l'avevo vista al contrario. Ma c'è un filo dentro. Che trucco però. Sei capace di infilare. Ma certo, non sono capace di infilarla. Allora avete visto, si prende la fettina di carne, si mette sulla fettina di prosciutto crudo, la fogliolina di salvia e dopo te le sbiusi. Brava. Allora, ne faccio un'altra. Provi. Sì. Allora, guarda. Adesso è impatto. Allora la metto nella farina. Brava. E la metto così. Perché l'abbiamo detto prima che con la farina, è vero no Giuliana? Viene giù la cremina. Certo, eccola qua. Prosciutto. Prosciutto. Salvia. Messa dritta. Messa dritta. Io avevo sbagliato. Questa capita. Non è che non ce l'era corto nessuno. Guarda come infilo. Sì. Piano, ma una chef sono diventato. Ok, aspetta. Guarda, allora provo anch'io, allora provo anch'io. Allora prendiamo la fettina di carne, prova. La imboreghiamo. Imboreggiamo. Ma no, ma non è capace, ma come te ne faccio la porca? La porca come infilo io, non infilo adesso. Guarda, guarda, piano. Allora, tratta l'angolo là. Allora. Mica è sale, vero? Parla, città non parlo! Oh, madonna, già, allora, mettiamo una fettina di prosciutto crudo. La salvia. La salvia. Salve regina, madre di Dio. Dai, mamma. Tac, tac. Va bene, per amici. Stucci. Tac. Allora, ma ti sei scelta, donna puttana. Allora, ecco. Allora, vedete come che fa. Dai, piano, che si rovina tutta. Giulio, digli qualcosa. Adesso perché infili chissà cosa. Brava. Guardate che più bella la mia, diciamo la verità. Ecco. Un pizzico di sale. Un pizzico di sale. Quanto basta. Quanto basta. Basta, faccio io. E il pepe ci pizzico? Vuole? No, perché... Ma qui c'è! Dolce. Ma per cosa vuoi? Cioè, mettiamoglielo, ma... Mettiamo... Per gli amanti del pepe! Ecco, basta così che... Terva la buca, terva la buca! Ma c'è quella dispari da fare! Bravissima, bravissima! C'è quella senza... Cada può mangiarne un... E la fa lei con amore! Allora, ce la faccio io con amore! La impaniamo. Ma si può mangiare saltimbocca alla romana senza saltimbocca che può vedermi. Io ci metto 2 foglie di salvia così non vedi. Ah, poverino. Eccola, felice. Triccata. Te ne vuoi un altro? E triccata. Ma non così. Te lascia questa qui, io faccio sulla X, così almeno so che è quella di mio marito. Ecco. È pronto. Pronto. Abbiamo fatto sveltissima. Allora avete visto? Salti in bocca alla romana, abbiamo detto burro, sale e il pepe se vogliamo, però ci vuole quanto, quanto basta. Tu ci cadenti 8 fettine di vitello, 8 fettine di prosciutto crudo, la salvia, esatto, e il vino bianco. Il vino bianco per sfumare. Ci dà la spruzzatina, vero no? Posso? Posso? Sì. Ah, se no asciuga, mica mettergli l'acqua, ti la l'acqua, l'acqua ruginisce. Così è perfetto. Non ubriacarli però. Allora, sapete cosa facciamo? Esatto. Allora, te adesso raggiungi il tuo papà, sì. Che devi far vedere, far capire alle persone come si devono vestire. Il look! Il look! Infatti ti mando dal look, perché qui c'è il look tutto poco e tieni su. Il look e il vino da abbinare al piatto. Brava. Io dopo ci vediamo in giardino, proprio alla pagiotta. Bene, ci ciao mamma, ciao! Ciao, ciao! Formina! Giuliana,
ti scelgano un po', che meraviglia, eh? Vedrai che muori. Papà, hai fatto la solita figuraccia. La mamma si è accorta che ha mangiato tu il prosciutto. Avevo fame. Avevo fame. Avevo fame. C'è sempre fame, non lo so. Ma che siamo ripresi, dai. Consiglia il vino. Allora, per salti in bocca alla romana, io consiglio un vino rosso e un conero rosso che esalta il sapore delle fettine, gustosissime. Quindi un vino rosso. Poi, ma sai che io quando vado a Roma le mangio sempre a Trastevere? Scusa, ma te sei stato a Roma? La prima volta, in terza media, con gli scout. Ma papà, ma sei fatto solo la quinta elementare? Cosa c'entra? Ero fuori quota. E già cucinavano i saltimbocca. Tu ti ricordi che hai mangiato i saltimbocca? Ma muccala, ma non ti ricordi cosa hai fatto ieri? Non lo so io. Vediamo le cose serie. Là. Quando noi donne andiamo al ristorante romano a mangiare i saltimbocca, ricordatelo, né? Dobbiamo essere vestite con colori brillanti, papà. Tipo azzurro? Azzurro, colori pastello. L'importante però è il trucco, né? Dobbiamo essere truccate in un modo sobrio. Né? Non mettere il rossetto, ma mettere il lucida labbra. Perché, papà, ti faccio una domanda. Lo sai te perché? Perché le fettine saltano in bocca e quindi si rischia di sbavare il rossetto. Ma bravo papà, ma come sei intelligente! Tutta tua figlia. È vera. Cicci. Qui devo dire è stato bravo, perché non vedo quanti ce ne intendi di dire. È vero, no? Buonissimo. Signori, senti bocca la romana! Porta romana bella! Porta romana! Un ugo! Come canta meglio di giovane, cantavo a vecchio, ma che meraviglia! Dorato! E chi li ha fatti? La Giulia! Brava! Facciamo chi la brava! Brava Giuliana! Brava Giuliana, sei stata bravissima davvero! Brava! Dai, su! Mangiamo! Certo, che tan freddo! Faccio io! Fai te! Faccio dai. Io! Allora, prima la Giuli, Brava! Anna Rossi! Allora, il mio Giovanni! La mia famiglia! Grazie, mamma! E la Teresina! Eccoli qua! Madonna, Senti che profumo! Senti che profumo! Il prosciutto due canini, te le chiama io, la tua parte l'hai già mangiata. Lui credeva che mi ero dimenticato, l'hai già facciuto, Nino, mangia e torna, preoccupato. Andiamo a tutto, ma mangiamo. Senti che vuoi, ma sono voi. Buona, brava. Siamo diventate delle cuoche pro vecchie. Io aprirei un ristorante. Facciamo concorrenza alla Giuliana. Vero, mamma. Si mangia davvero bene. Benissimo. E la cuoca la torina, ma devo fare una cazzo. E c'è un po' di cuoche. Oh, ma guarda. Sì. È arrivato. Tagli un colpo. Come un nito, mamma. Giovanni, fammi notare. Oh! Aspetto che saltano in bocca. No, perché vedi che Giuliana vedi pure che non sopporto una quadricina. No, io chiedo di voi. Mangia! Non so come fai a sopportarlo. Lascia perdere, ma affogo il dolore. Non lo so. Saliamo! Credevate che mi ero dimenticato. No. C'è la picca, c'è la ciliegina sulla torta. La ciliegina. Alla fine di questo buonissimo pasto, cosa c'è? La Macedonia della Teresa! Anche stavolta Macedonia di fragole! Ma solo fragole! Macedonia di fragole! Lo dice la parola stessa, va bene? Se fate i bravi, dopo vi do un po' e adesso finiamo questa leccornia. Come saltano le mamme! Il prosciutto è buono!